Per via delle feste natalizie la Rai prende una decisione molto importante sul contenitore televisivo dell'avvenir. Come testimoniano le foto postate sul suo profilo Instagram, Mara Venier ha trascorso il Santo Natale insieme al marito Nicola Carraro e il nipotino a Santo Domingo. Quasi sicuramente la conduttrice veneta passerà il Capodanno anche in quei meravigliosi luoghi e insieme alla sua famiglia. Per questo motivo la donna salterà la diretta di domenica in che andrà in onda il 30 dicembre 2018 dalle 14 alle 17:20. Quindi non andrà in onda il contenitore televisivo della Rai. Domenica in il 30 dicembre e il 6 gennaio non andrà in onda in diretta. Anche l'appuntamento di domenica in del 6 gennaio 2019 non sarà in diretta. A quanto pare Mara Venier nei giorni precedenti al Natale si è rimboccata le maniche e ha registrato ben due puntate che verranno trasmesse il 30 dicembre e l'altra il giorno dall'Epifania. Tranquilli, la conduttrice veneziana tornerà in diretta a partire dal 13 gennaio del prossimo anno. La Venier, però, non si sconterà più con la collega ed ex amica Barbara D'Urso. Quest'ultima, infatti, con la sua domenica live partirà solamente dalle 17:20 fino alle 18:50, nello stesso orario del programma di Cristina Parodi. Sia Mara dovrà vedersela con le storiche soap opera di Canale 5, ovvero Beautiful, Una vita a Caccias 38, e Il segreto di Puente Viejo. Domenica in, anticipazioni della puntata del 30 dicembre 2018. Chi ci sarà nella ultima puntata del 2018 di Domenica in? Le anticipazioni rivelano che nel salotto di Mara Venier ci saranno Orietta Berti. Ma anche l'astrologo Mauro Perfetti di Detto Fatto, la compagnia del musical Priscilla, e il coro gospel diretto da Maria Grazia Fontana. La conduttrice veneta intervisterà Federica Lisi e Giovanna Ralli, l'attrice italiana vincitrice due volte del Nastro d'Argento. Su Canale 5, invece, alle 17:20 ci sarà un nuovo appuntamento di Domenica Live Revind con la D'Urso.